Si preannuncia un weekend piuttosto impegnativo per Vittorio Tosto, che rientrato in Toscana dalla famiglia ha già in mente un intenso cronoprogramma per sciogliere in tempi possibilmente rapidi una serie di nodi fondamentali. L'insediamento del nuovo allenatore rappresenta ovviamente una priorità per il nuovo direttore sportivo del Messina, che per la verità non avrebbe particolari dubbi. Quello di Valerio Bertotto è un profilo perfetto per il dirigente di origini calabresi, peraltro legato da un solido rapporto di amicizia con il tecnico torinese. Ma c'è il nodo economico con il quale fare i conti. Bertotto, è noto, pretende di portare con sé i suoi storici collaboratori, il vice Moras e il preparatore dei portieri Grendene. La società non intende assolutamente stipulare ulteriori accordi con collaboratori tecnici in pendenza dei contratti in essere con il preparatore dei portieri Nanula, ma soprattutto con Lello di Napoli. Una grana che il DS Peloritano ha deciso di affrontare di petto. Nelle ultime ore ha concordato un appuntamento proprio con l'allenatore uscente, vincolato per altri 2 anni al Messina, per comprendere i margini di manovra e provare a trovare la quadratura del cerchio. Tosto e Di Napoli si conoscono molto bene, in quanto 7 anni fa, nel 2009, vissero insieme una stagione all'Empoli, il primo da calciatore agli sgoccioli della sua carriera da professionista, il secondo da vice del capo allenatore Campilongo. Questa potrebbe essere un'opportunità per provare a smussare gli angoli e trovare un'intesa su una possibile risoluzione del contratto che darebbe il via libera all'ufficializzazione di Bertotto. Ma fino ad allora occorre tenere in caldo eventuali alternative per non farsi trovare spiazzati. Il tempo non è moltissimo, il tema è troppo importante.